Siamo rimasti in 10 gli ultimi 20-25 minuti, anche contro vento non è facilissimo cercare di ripartire e costruire come siamo riusciti magari anche nel primo, con il vantaggio anche del vento, come ha detto lei. Quindi non è che abbiamo tirato un attimino le remi in barca, abbiamo fatto di necessità virtù. Contro vento, un uomo in meno, con alcuni ragazzi anche un po' stanchi, credo che sia era abbastanza. Non dico scontato, ma normale che gli ultimi 25 minuti magari loro facessero un pochino, conquistassero un po' campo, perché se vi ricordate bene, fino all'espulsione di Vitiglio, quindi anche controvento, non ci hanno mai impensierito, ma neanche con qualche mischia proprio dettata dal vento a favore. Poi l'espulsione è normale che qualcosa condiziona, ha condizionato, siamo stati bravi a tenere il campo e quindi. Il primo tempo potevamo in qualche situazione fare anche gol, come ha detto lei, come ha riconosciuto lei, non ci siamo riusciti e prendiamo questo punto e qualcuno qualche anno fa avrebbe detto e si muove la classifica. Mister, una gestione del comparto offensivo molto particolare, molto tra virgolette leggero nel primo tempo, poi la decisione di mandare in campo De Gentili e Virgis. Questione fisica, gestione delle energie o tattica sull'avversario? Conoscendo le caratteristiche dei difensori, scusate, avversari, e li avete visti belli, belli massicci, belli prestanti, avevo pensato a Tognoni, Calloni, Lombardi, leggeri da questo punto di vista, senza dare troppi punti di riferimento. E questo qui è stato soltanto il motivo della mia scelta iniziale. A lei. Grazie.